Bene ragazzi, bentornati! Allora, questo posto è un posto abbastanza nuovo, nel senso che l'abbiamo scelto nello scorso gameplay e non lo conosciamo ancora a fondo. Mi è parso di sentire un pipistrello. Ora, io manco da un po' da Minecraft, magari i pipistrelli vanno in giro anche di giorno, oppure c'è una cavernetta da queste parti. Sentito? Mi sa che qua sotto c'è qualcosa. Sì. Comunque, a parte tutto, vorrei allargare un po' questa zona, farla un pochino più larga di così. Prendiamoci un po' di terra. Avevo già iniziato a scavare nello scorso gameplay, ma andiamo avanti. Sapete che vi dico? Io adesso disattivo il salto automatico, non ce la faccio più. Veramente, la odio sta cosa. Ok, adesso andiamo a riempire quest'altra striscia. Sto magliare. Direi che adesso lo spazio per costruire c'è e possiamo costruire in lunghezza. Mangiamo perché sennò poi mi dite che... Ci facciamo una bella torretta di terra. Allora, abbiamo creato questa torretta per vedere tutto dall'alto e per decidere il da farsi. Ora, io voglio seguire la linea della costa per costruire la mia casa. Sono un po' indeciso se realizzare una casa tutta ad un pezzo oppure diverse case indipendenti collegate da un corridoio. Un corridoio che può essere sotterraneo, può essere all'altezza dell'erba o magari può essere anche in alto. Questa cosa potrebbe essere utile di notte per guardarsi intorno, per fare un po' di farming di risorse tratte dai mostri. Devo capire ancora se lo spazio sia sufficiente. Visto da qui sembra poco. È molto lunga la costruzione, di sicuro, ma forse ho poco spazio. Vediamo. Io direi di iniziare la nostra costruzione e poi nel caso andiamo ad ampliare. Allora, sta arrivando la notte. Io qui già sento arrivare mostri e schifezze varie, quindi direi di stare un attimino attenti a come ci muoviamo. Per il momento direi di andare a dormire. Non offriamo il fianco a eventuali creature notturne. E buongiorno! Oh, guardate che meraviglia! Questa leggera foschia che c'è al mattino è stupenda. Tutta questa terra che abbiamo raccolto in realtà non è che ci serva più di tanto. Apriamo e hop, facciamo spazio. La legna è essenziale per iniziare i nostri lavori e soprattutto è essenziale per costruire casse e altri strumenti. A me sembra che la zona più prolifica in termini di legname sia questa qui. E soprattutto, se vado a prendere quel tipo di legna, faccio una cosa un po' più esotica, perché qui dove sto costruendo non c'è questo tipo di materiale. Oh, c'è anche altro carbone! Galline un po' dappertutto, zucche. Ho sentito un rumore strano. Avete sentito? Sembrava quasi un Enderman. Non ho un'armatura, non me la sono costruita, forse sono stupido, però per il momento sono abbastanza scoperto. Ci sono dei rumori orrendi da questa parte. Orrendi. Andiamo a dare un'occhiata qui. Ferro, subito. Oh, non avevo tutti i torti. C'è un Enderman là sotto, eh? Oh, cavolo. Lo vedete? È pieno, è pieno.
Cattivi, cattivi, via, via, via. Via, via, cattivi, via, via, via. Ah. Mi ha mezzo ucciso. No, no. Qui, 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 qui. Non ci arriva. Qui non ci arriva. Non ci può venire qui. Non può, non può. Non arriva, non arriva, non può. Non può arrivare. Ok. Sto per morire. Non so se avete notato. Ok. Ok, ok. Forse mi ha lasciato in pace? Cavolo, si è rotta. Vabbè, ce la possiamo ricostruire senza troppi problemi. Ah, già. Intanto ricostruiamo una bella pala. Tanto siamo al sicuro. Questo posto è alto solo due blocchi e non c'è verso che ci entri un Enderman. Non c'è verso proprio. Cavolo. Ma mi sta facendo la posta. Mi sta letteralmente facendo la posta. Dobbiamo venire fuori da qui. Anzi, dobbiamo ucciderlo. Con calma, eh. Ok, è stato abbastanza impegnativo. Ho fatto benissimo a costruire quella torretta. Benissimo. Perché mi fa capire dove è casa. Allora, creiamo una bella cassa dove mettere tutti i materiali che stiamo raccogliendo. Usiamo la legna che abbiamo appena raccolto per fare una seconda scatolozza. Ok. Ci mettiamo dentro tutto il materiale che abbiamo. È buio, andrei a dormire. E voilà, un'altra giornata, dunque. Stavo facendo un po' di inventario prima che sopraggiungesse la notte. Mettiamo via il cuoio. Allora, ho messo a cuocere qui un po' di rame, qui un po' di ferro e qui un po' di cibo. La prima cosa che voglio costruire è sicuramente una scalettina. La scala ovviamente ci serve perché dobbiamo riuscire a salire qua in cima di notte. E questa non sarebbe una cattiva idea perché salirò di continuo qua sopra. 1, 2, 3 e 4. Da qui riusciremo sempre ad avere un'idea molto chiara del da farsi. E da qui dovremmo essere anche al sicuro da eventuali aggressori di notte. Magari potremmo anche ampliare un po'. Se dovessero assediarci durante la notte, potremmo tranquillamente trovare riparo qua sopra. Oh, non ci mettiamo neanche una balaustra. Fidiamoci del nostro equilibrio e della nostra prudenza. Che bello, abbiamo la torretta. Ci siamo fatti malissimo, però. Allora, è arrivato il momento di andare a disegnare quelle che sono le fondamenta della nostra casetta. Quindi, andiamo un attimo qui, ci allarghiamo poco poco. E poi andiamo a piazzare i nostri blocchi per il pavimento. Blocchi che andiamo però a piazzare. Op, op. Così. Questo potrebbe essere il primo ambiente della nostra casa. Come vedete, gli ho fatto occupare una gran parte del terreno che abbiamo spianato. Poi ci muoveremo verso la costa. Per me è molto importante che muovendomi dentro casa io abbia sempre una finestra puntata sul panorama. Questo è uno dei motivi per cui sono venuto qui a costruire e quindi non voglio lasciarmi scappare questa opportunità. Adesso possiamo andare a creare il secondo ambiente della nostra casa. Ok. Adesso dobbiamo soltanto iniziare a dividere gli spazi, creare il nostro corridoio e sfruttare anche quest'area.
Questo angolino che sto scavando adesso diventerà una specie di capanno degli attrezzi. Insomma, quest'area di servizio che ho costruito all'inizio resta un'area di servizio, ma sicuramente un po' più organizzata. Recuperiamo un po' di legno dalla nostra cassa e andiamo a pavimentare la prima zona. Allora, comportiamoci come se questa prima zona fosse una casa a sé, quindi andiamo ad alzare dei pilastri, andiamo a dividere un po' l'ambiente e andiamo a chiuderlo meglio che possiamo. Ci manca ancora parecchio materiale, in realtà ci manca pietra, ci manca vetro, ci manca tanta roba e soprattutto vorrei un legno diverso per andare ad alzare i pilastri. Legno diverso tipo la betulla. Guardate qua. In questa prima fase lo raccolgo così a vista, poi sicuramente entrerò in miniera per trovare un po' di ferro in più e allora sarò pieno sia di pietrisco che di carbone. Per il momento lo raccogliamo così, come se fossero fiorellini. Perfetto. Quando si fanno lavori di muratura è importante salire e scendere come ci pare, quindi più ce ne sono, meglio è. Sto mangiando tantissimo, quasi non mi riconosco. Di solito in Minecraft sono quello che vi fa venire i coccoloni, che vi fa preoccupare perché non mangia. E che voi siete tutti delle nonne, eh? Tutti delle nonne. Mangia, Sinergo, mangia, sei sciupato. Ok, la nostra prima stanza è finita, o perlomeno l'impalcatura. Adesso dobbiamo farla bella, che più bella non si può. E va bene, un altro paio di maniche. Però almeno abbiamo la base. Vediamo un po', i nostri forni dovrebbero aver finito. E infatti la carne c'è, il ferro c'è e il rame pure. Andiamo a mettere su un minimo di muro. Beh, perfetto. Forse qua in alto sarebbe anche il caso di mettere tipo un lucernario, così per far entrare un po' di luce. Al momento questa fa entrare soltanto i ragni, però... Poi ci mettiamo qualcosina, un vetro. Allora, questa sarà la porta del nostro corridoio. Noi da qui avremo accesso al resto della casa. Abbastanza grande, ma non esagerata in realtà. Piantiamo un po' di alberelli di acacia, perché sto cominciando a sentirmi un po' in colpa. Sto disboscando e basta, non sto facendo nulla per rimettere un po' di alberi in giro. Quindi, via. Arboscello di acacia. Uno qui. Uno qui. Mi raccomando, signori, crescete, diventate grandi e belli, grandi e forti. Dobbiamo stare attenti, ragazzi, dobbiamo rispettare l'ambiente, è l'unica... Io ho visto la sagoma di qualcuno. Io ho visto la sagoma di qualcuno, giuro. Madonna che mi sono preso un colpo. Forse era un cavallo? Eh? Stringendo ancora un po' qui, secondo me riusciamo a mettere una bellissima doppia porta che ci porterà in corridoio. Così. Eh? Via via, a lettino. Oh. Ok, sarà il giorno 300, non lo so, ma neanche oggi c'è pioggia. Va bene, questa la potremmo usare per chiudere il soffitto. Ho fatto un soffitto molto più alto del solito, eh? Sembrava molto piccola quando abbiamo creato soltanto le fondamenta, però adesso si sta proprio generando in tutta la sua bellezza. E andiamo a prendere un po' di sabbiotta. Cominciamo ad occuparci delle nostre coltivazioni, vi va? Allora, tecnicamente, se non ricordo male, un ruscelletto dovrebbe riuscire a bagnare due blocchi, no? Due blocchi di qua, due blocchi di qua. Comunque. Cavolo. Sentite,
Io sto facendo casa qui. Bravo, fate il bagno, fate... Io non voglio sapere niente. Fate tutto voi. Oh, ragazzi, mi stanno attaccando. Oh, lasciatemi in pace, per favore. Lasciatemi in pace. Cavolo. Sono aggressivi questi, eh? Ok. Ma siete matti, siete? Ma che volete da me? Ok, ho sbloccato il trucchetto dell'acqua infinita. Scaviamo anche qui. L'acqua qui è pieno, qui è pieno, qui è pieno. Ecco. Più o meno. E andiamo di... Oh! Cancelletto. Bonjour! Guardate l'alba. L'alba è da questo lato della casa, quindi tecnicamente noi affacciandoci al mattino! Che cavolo ci fa in casa? Oh, guardate che meraviglia! Ok, qui ci deve essere la camera da letto, così ci becchiamo l'alba. E poi il sole correrà lungo la casa e ci illuminerà tutto il panorama. Noi andremo di qua, seguiremo il sole tutto il giorno. Spettacolo! Il nostro campo è molto bello, la nostra casetta diventerà bella, adesso è soltanto un blocco e adesso non ha molto senso. Comincerei anche a spostare il letto verso la casa, ma prima di fare questo devo stare attento a chiudere bene tutto. Oh, nell'angolino, perfetto. E non sarebbe male portare qua dentro anche i nostri forni e il nostro tavolo da lavoro. Un tavolo da lavoro ce l'abbiamo già dietro e io direi di duplicarlo lungo questa parete, quindi qui 1, 2, 3. In giro per la casa andiamo a mettere qualche punto luce, così. Sento rumori di zombie che stanno bruciando alla luce del sole. Oh, buongiorno. Ma buongiorno. E dai, e su. Comunque, posso forse creare un passaggio. Dunque, le creature sono qui, proprio sotto casa mia. Sarebbe molto carino creare un passaggio a fianco al letto qui. Comincia già ad indurirsi. Picconiamo. Oh, ma salve, eh? Salve Salvino a tutti. Ciao. Ok, ricreiamo la pavimentazione perché questa zona mi piace molto. Ok, l'ho illuminati, perfetto. Non mi piaceva che non si vedesse nulla. Almeno così li posso guardare mentre si muovono. E da qui credo che io possa iniziare a muovermi. Ancora un altro. Ma voi ce l'avete un acquario coi mostri? Io ho fatto questa cosina, vado molto fiero del mio acquario coi mostri. Comunque, facciamo il primo sonnellino nella nostra nuova casa e noi ci vediamo al prossimo gameplay.